questo periodo, quindi c'è un effetto che siamo anche noi, abbiamo trovato il tempo di venire da noi e siamo ovviamente molto, molto contenti. Il professor Marisnetti è professore emerito dell'Università di Venezia, ha studiato a Padova, si è laureato, ha insegnato di storia del giornalismo e poi a Torino e poi a Venezia. Attualmente è presidente dell'IVESO, l'Istituto Veneziano della Storia della Resistenza e Storia Contemporanea. È molto difficile presentare il professor Snelli, noi potremmo dire, potrei chiedere a ognuno di noi di Snelli. Io penso che tutti risponderebbero che molte persone sono anche studiate i suoi libri, si sono laureate con lei e amano soprattutto il suo modo di scrivere, perché è la sua storiografia, questa storiografia che nasce anche dalla letteratura ed è un modo di scrivere di un laico vero, in questi tempi non è poco. Quando la parola laico, l'aggettivo laico si fonde anche con questa e si fonde anche con una ricerca che non di tesi o di obiettivi, una ricerca limpida. E la sua produzione letteraria è enorme, si va dal mito della grande guerra, un libro che nel tempo è ancora assolutamente attuale, si va dall'Italia in piazza, dall'ultimo ritorno di fiamma. È una produzione ricchissima. E pensavo stamattina, ne parlavo anche con una mia amica, che anche chi è molto ricco deve essere anche molto sobrio, quindi in qualche modo è una lettura anche sobria perché ti consente di ricostruire attraverso le sue pagine un quadro, un affresco assolutamente che ti prende. Per esempio io ho ritrovato la figura di Giovanni Mira. Mira era sempre un po' schiacciato dal binomio Salvatore di Mira. Ho trovato la figura di Mestre Abitanti Battisti, la moglie di Battisti, che è un personaggio sulla quale anche lei dice che dovrebbe fare luce, soprattutto quello del fascismo ha mantenuto la memoria del marito socialista, perché il fascismo ovviamente voleva riprendersi questa figura così imponente, così importante, la memoria, la vice professore è stata praticamente una show che ci sono stati. Va bene, io... Si sente? Allora, prima di entrare nel vivo dell'argomento, non abbiamo moltissimo tempo perché il professore ha un treno che lo porta poi a Venezia, così forse è meglio. Ok, io volevo dire una parola, anzi una sul modo di scrivere, che è un aggettivo che ho trovato, che ho sentito, caleidoscopico. Il caleidoscopio è un gioco molto serio, è un gioco, è un cannocchiale dove ci si mette l'occhio e per un gioco di specchi che c'è dentro si vedono immagini che si muovono e che non si ripetono mai. È un po' la sensazione che hai quando leggi il libro del professor Snelli, quando cominci a leggere dalla prima pagina e sfogli le pagine. E proprio per la brevità del tempo che noi abbiamo, e noi abbiamo dovuto scegliere l'argomento di cui parlare questa sera, e abbiamo scelto tra le due regine di questo avvenimento così importante, così terribile come la prima guerra mondiale, tra la vigilia della prima guerra mondiale e la vigilia invece del marzo 1915, 100 anni fa rispetto adesso, quindi la vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia. Quindi insomma a questo punto volevo chiedere al professore di cedere la parola, perché ci sono molte domande, addirittura sono arrivate anche per me alcune domande, professore, di parlarci di che cosa è successo in questo marzo 1915. Ad esempio, nel 1914 molti ci dicono che nessuno si aspettava questa guerra quando è esplosa, anche se lei dice che questo rombo pazzesco che ha dato tanti rumori intorno, che forse la potevano, cioè insomma si facevano vedere che c'era qualcosa che non era così tutto così tranquillo. Ma quando l'Italia entra in guerra, si poteva pensare che la guerra poteva essere così breve, per esempio? Grazie. La fretta dipende dal fatto che l'ultima freccia per raggiungere il nord era 19:50. Quindi si tratta di vedere quanto ci mette arrivare alla stazione fino al penultimo momento. Penultimo momento, resterà l'altra volta, non è l'ultima semana per i ragazzi. A piedi conto di arrivarci in qualche minuto, un taxi, ho visto che non è proprio il caso di muoversi, non mi sono tutto scaricato. Tu che mi chiede le cose? No, ancora. Io invece avevo pensato al Codice Bello, secondo me, la libertà e licenza, e quindi seguirò la mia strada. Se poi domande invece non
Ma allora l'idea è questa, di partire da Renato Serra. Perché Renato Serra? Perché questo raffinatissimo critico, che è anche un redattore, autore stretto della Voce, più famoso delle riviste fiorentine, scrive poche settimane prima dell'entrata in guerra e poche settimane prima di morire. L'esame di coscienza di un letterato, non dice intellettuale, dice proprio letterato, un uomo di lettere, come si sentiva. Poche pagine, ma straordinarie, come non solo autobiografia di un singolo, ma autobiografia, biografia di un modo di essere giovane, uomo di cultura alle soglie della guerra, in quei 10 mesi in cui tutto è possibile e tutto è impossibile, la pace, la guerra. Perché ho scelto questo? Perché la sua scrittura dilemmatica si lascia aperte tutte e due le possibilità. La voglio o non la voglio questa guerra? Sì, no, forse. E alla fine sgorca la sua voglia di esserci. Perché? Ma perché è la sua unica vita. E ognuno di noi ha una vita sola. E nel 1915, al culmine ormai dei 10 mesi di discussione, tra 14 e 15, spendere bene la propria vita per un trentenne come Renato Serra vuol dire esserci in quella cosa che sta passando e che si chiama la guerra. Dopo dice, ma è la politica? Non è la politica, sono io. E come l'io di Renato Serra, infiniti altri io me, l'individualità, quell'unico e solo Serra Renato, o comunque si potessero moltiplicare i nomi, i quali hanno davanti a sé la più grande occasione della propria vita. Dopo si ricorda la politica e dice l'Italia, ma sì, l'Italia se perde questa occasione potrà riparare, ma certo, tra 50 anni avrà un'altra occasione, o di liberare Trento Trieste o di prendere Bolzano, a seconda del tipo di interventismo che ciascuno si usa. Ma questo è un altro discorso, ma non è il mio discorso, di Renato Serra. Il mio è la mia unica vita. 30 anni che sono l'ultima coda possibile per accappare i 20. Ce li ho adesso e mai più. Se non entro in guerra, se la guerra non c'è, io non ci vado dentro. Saremo, qui si ricorda dei suoi coetanei e degli altri vociani, di quelli come lui, saremo quelli che avremo mancato l'occasione unica della nostra vita, il momento supremo. Non è il noi patriottico nazionale d'Italia che lo angustia. Se prevale Giolitti, vabbè, prevale Giolitti, ha anche le sue ragioni, pragmaticamente parlando, i negoziati, forse ci danno Trento lo stesso. Non è questo il punto cruciale per il Renato Serra. Ho detto io Renato Serra Durante, attribuendo cioè a Serra la capacità di intuire qualche cosa che tanti altri vivono senza sapere niente lo per iscritto. La questione è la grande occasione, ecco. Tra i tanti titoli che ha avuto strada facendo il mio mito La Grande Guerra, che è uscito la prima volta nell'anno 1970, c'era proprio questo, La Grande Occasione. Questo era uno dei titoli possibili che abbiamo sondato con il primo editore, che era La Terza, allora non è Mulino. Un altro era La Guerra Farmaco, ha vinto La Terza, allora c'era ancora il padre, non il figlio, Giuseppe, ma ha detto portava nera. La Guerra Farmaco, andava bene rispetto a quest'idea della guerra come medicina esistenziale e sociale. Esistenziale alla Serra, sociale alla Boine, quando non basta la caserma a restituire l'obbedienza e l'ordine, ci vuole una bella guerra che sbatte tutti in riga e lì imparano a obbedire ai comandi, come un uomo profondamente di destra come Giovanni Boine desidera. Ecco. Esaurisce questo, le dinamiche esistenziali esauriscono le ragioni della guerra? Naturalmente no, però
una delle ragioni per far, c'è una sedia libera qua che mi disturba, uno di voi, ecco, mi dà il senso del vuoto. No, prego. Rientro questo vuoto. No, va bene. No, mettiti lì, va bene. Tra le ragioni per fare la guerra invece dal punto di vista politico tra i 14 e 15 in Italia ha quello di fare una politica da grande o da aspirante grande potenza. Non si può stare fuori dalla guerra. Allora, come l'individuo non vuole stare fuori dalla guerra perché ne va del suo senso di vita e di vitalità, così il paese non può o non vuole, un po' non vuole, per stare fuori che ne va del suo senso di vitalità. Voi potreste pensare, ma perché la guerra deve essere il misuratore di tutte le cose? Beh, per molti lo era allora, e forse non soltanto allora, le corazzate come misura della forza. Corazzate, avere tante e forti corazzate. Questi erano anni che si misurava su questo piano, così come 30-40 anni prima erano state le colonie, appena uscite dall'unificazione, le colonie, perché? Perché erano il misuratore dell'essere potenza, non un paese qualsiasi. Non si è potenza se non si hanno colonie e pochi decenni dopo se non si hanno corazzate. E non si è potenza se non si entra nel gioco violento delle potenze che misurano la propria forza tra di loro con la guerra. Come che ci puoi appiccicare Trento, Trieste, ma potevi, perché no, metterci la Corsica, Nizza, Savoia, potevi fabbricare il redentismo dall'altra parte. Il minimo denominatore è comunque la guerra, come diceva Marinetti, o come dicevano i nazionalisti, una guerra. Come diceva Boyle, una guerra per l'ordine. Ciascuno poi può immedesimarsi maggiormente in questa guerra o in quell'altra. Ma sentirsi nel giusto perché si libera Trento e Trieste, raccontandosi che Trento e Trieste devono tornare all'Italia, tornare. E quando mai sono stati italiani? 500 anni che erano Trieste sotto l'impero. Però c'è il senso dell'identità nazionale che non è istituzione, non è statuale, per cui c'era del vero, ma non so del vero. Insomma, ognuno ci poteva appiccicare del suo quando lo metteva sul piano politico, ma io credo che le dinamiche esistenziali siano fondamentali. In questo primo intervento, quando vuole che parli? Vado avanti altri 5 minuti, poi mi fermo. Fatti 5 minuti. Allora, io ho identificato nei 100 anni che ci dividono la guerra 5, vi chiamo così, racconti sociali della grande guerra. Questa sera non vi racconto, mi limito al primo, cioè la generazione che ha fatto la guerra invecchia portandosela dentro e andando avanti per qualche decennio, addentrandosi in Italia fascista. Ma molti sono ancora vivi anche nell'Italia antifascista o perlomeno post-fascista. Ebbene, è chiaro che la generazione che ha fatto la guerra recherà dentro di sé una memoria e quindi un rapporto con l'avvenimento di cui è stato un attore profondamente diverso da quello che potrà essere il rapporto delle generazioni successive. Qui c'è di mezzo il vissuto personale, generazionale, di trincea, di battaglioni, reggimento, d'arma, essere stati alpino, essere stati bersaglieri, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che vengono prima, vengono dopo, sono comunque altrove rispetto alla politica, in senso stretto. Io quando scrivevo I Vinti di Caporetto e poi Il Mito, eccetera, cercavo la politica, perché cercavo la cittadinanza e non mi capacitavo di trovarne così poca. Dai, mi sono reso conto che ci sono tante maniere per partecipare agli avvenimenti collettivi, non necessariamente politici in senso stretto, poi si capisce tutto, finisce per essere politica, nel senso che comunque, come durante il fascismo, ci puoi credere o no, ma se fingi, che mi importa dell'ontologia
e della veritas interiore, se poi tutti si comportano come se i fascisti lo fossero. Mi importa molto di più il fare che non l'essere, non essendo io un filosofo. Quindi la tessera, ma non era, non sono mai stato comunista. Come saremmo? Ho detto non per lapsus, non sono passato dal, non sono mai stato fascista, non sono mai stato comunista. Mi importa naturalmente molto di più i fatti, i comportamenti reali, che quando si moltiplicano per milioni di volte fanno società. Allora, fra le due guerre c'è ancora una società che ha partecipato direttamente, quando aveva 20 anni, quando molte persone avevano 20 anni, alla guerra. E allora il loro c'era una volta, la favola della guerra, è una favola necessariamente diversa e molto più compartecipe, immedesimata da quelle che potranno essere i c'era una volta delle generazioni successive. Noi quando diciamo c'era una volta, la grande guerra, la maggior parte di noi lo vedo andando in giro, facendo il piazzista della guerra come mi avviene di fare questi mesi, la maggior parte di noi non gli importa niente delle cause e degli scopi, anzi la maggior parte di noi sente assolutamente bisogno di esibire la propria contrarietà a nome loro, ma come mai? Non vi siete ribellati, ma come mai avete voluto entrare in guerra? Con 10 mesi ci avete pensato e ancora spedite, non avete visto come era sanguinosa, come era brutta. Diamo i punti, diamo i voti ai nostri bisavoli e quindi che cosa succede? Succede che mi sto facendo la fama del guerrafondaio. Forza, forza. Se uno vuole essere rispettoso dei fatti storici, fa la storia di un educatore civico alla pace. Io non voglio fare l'educatore civico alla pace, voglio fare il mio mestiere. Deve riconoscere un buco di gente che la voleva fare. Aveva torto. Ai nostri occhi aveva torto. Guarda te, uno può preferire la violenza rivoluzionaria alla violenza patriottica, oppure può essere, ma così pochi lo sono, non violento al 100%. Non riconoscersi in nessuna causa così giusta, così importante che in caso di bisogno possa portare alla violenza. Ma allora deve rinunciare alla resistenza, deve rinunciare a ogni tipo di crociata religiosa per il passato, anche per il passato e per il futuro, per carità. Ma dove sono questi non violenti al 120% nel 14-18? Ci saranno anche stati questi poveri santi, ma isolatissimi, la maggior parte degli altri o sono pro, hanno però la scelta tra molteplici pro, possono voler liberare Trento Trieste o senza dirlo possono voler occupare Bolzano. Magari lo dicono, hanno più coraggio di dire per la Dalmazia. Intanto la Dalmazia, se sei italiano pensi alla costa, se sei slavo pensi alla campagna e tutti e due hanno ragione. Bolzano lì, l'unica possibilità è stare zitti, perché come fai a dire libero Bolzano? Boh. Infatti noi a scuola nessuno si è sognato di dirci la guerra per Trento, Trieste e Bolzano. Però i nazionalisti in realtà lo dicevano a 14. Una volta che non riescono a entrare in guerra con la triplice e non contro, perché il risorgimento è ancora abbastanza forte per dire di no alla guerra a fianco dell'Austria, i nazionalisti dicono vabbè, che me ne importa, a me basta una guerra purché sia, perché l'economia comunque lavora per la guerra da qualunque parte si vogliono i cannoni, perché comunque lavoriamo per la potenza. E gli indipendentisti democratici, beh, Francesco Coppola, parlando per tanti altri nazionalisti, scriverà: il loro non è stato che un fecondo inganno, credevano di agire contro l'imperialismo tedesco, in realtà lavoravano per l'imperialismo italiano, che è esattamente quello che i nazionalisti volevano. Mi fermo qui. Non ha scherzato, ecco, la risposta è, ce l'ha tutta quanta, no? Qualche domanda per... No, a questo punto poi magari gliela faccio quella che avevo pensato, ma non c'entra molto.
però gliela faccio uguale. Perché... facciamo lo slavo. Esatto. No, perché adesso ma questa cosa esistenziale, no, quasi questa esigenza di sentire che la vita aveva quasi un senso se si faceva la guerra, se si misurava con la forza, quanto c'entra Marinetti, il futurismo, gli intellettuali in questo pensiero? O c'erano altre necessità di, in quel periodo di sentirsi vitali in quel modo lì? Marinetti c'entra poco personalmente con Ferra, con la sua formazione, ma c'entra molto invece con le motivazioni prettamente esistenziali del voler esserci e sentirci, sentirsi più vivi essendo dentro la guerra. La vitalità attraverso l'essere giovani, dinamici e anche violenti, come avviene in guerra. Il futurismo lo insegnava dal 1909, dal primo dei suoi manifesti, questa invenzione moderna della comunicazione di massa attraverso i giornali, i proclami, i manifesti, le serate futuriste. Marinetti era ricco di suo e poteva affittare i più importanti teatri della città e poi costruire queste serate in cui mandava sul palco artisti veri e presunti. Capitava a volte di dovere, quando presentava il grandissimo pittore o scultore o musicista futurista, di dovergli sussurrare a un strumento: scusa, come ti chiami? Perché era tutto un lavoro di squadra, no? In cui il valore artistico era presunto, gli interessava mettere insieme una squadra, però qualche valore era finto, ma qualche tono di vero c'era. Non è che Balla o Boccioni o Carrà e gli altri grandi siano stati, a parte Boccioni che è morto subito, futuristi per tutta la vita, ma certo per la loro stagione futurista è importante. E questo si può dire anche per altri, anche la Cerva, la rivista di Papini e Soffici, ha una sua breve stagione futurista. Poi si bastonano la stazione di Firenze tra Bociani e futuristi, ma fa parte del gioco, anzi è molto futuristico questo passare dalla violenza verbale alla violenza gestuale, il gesto. Il grande gesto collettivo è appunto la guerra. Prima di arrivare al grande gesto collettivo ci sono i gesti collettivi anch'essi, ma non macro collettivi, ma micro collettivi, che caratterizzano la lotta di piazza e di strada nei 10 mesi che conducono al maggio radioso. Ma dicendo maggio radioso chiamano in causa non più Marinetti, ma Gabriele D'Annunzio. C'è una bella diversità dal punto di vista stilistico e prettamente letterario, però quantomeno il gesto che è pronto per diventare gesta, eroica, con D'Annunzio, li unisce. E Serra cosa c'entra in questo? Serra è un tipo molto più tacito, riservato e raccolto, una sua immagine tipica nell'esame sono le formiche. Difficile immaginarsi Marinetti e D'Annunzio come formiche con il gusto del formicaio. Invece a Serra va bene questo marciare insieme, insieme. Altra parola chiave dell'esame, l'insieme. Ma è l'insieme delle formiche. Il finissimo critico cesenato e Renato Serra che si... pur di reintegrarsi nel gruppo si umilia a tal punto da farsi formica. È come se venisse incontro, arrivandosi ovviamente per tutt'altra via, alla visione militare dell'esercito. L'esercito, come prima la caserma, come reintegrazione forzata degli individui nell'insieme. Le vie sono tante per arrivare magari a sfociare in luoghi comuni, che sono luoghi dell'obbedienza, che vanno bene, che sono funzionali alla guerra. Non sovrapporrei boine e serra dal punto di vista
politico e anche dal punto di vista critico e letterario, pur essendo grandi tutte e due, sono diversi. Però dal punto di vista dell'ordine reintegrato, delle formiche, volenti o nolenti, volenti per Serra, nolenti per Boine, beh, arriviamo comunque al formicaio, il formicaio della vita di trincea. D'Annunzio, lui sì vuole sottrarsi al formicaio, e gli è dato, perché lui è il poeta abate, e lui è amico delle ammiraglie, perché lui si fa volontario, ma non ha nessun obbligo, anzi, all'inizio Salandra, Cadorna, i capi politici militari non hanno capito bene il senso del suo essersi presentato volontario, lo considerano una sorta di testimonial della guerra, ma vorrebbero preservarlo, cioè soltanto non farlo combattere per davvero. Ora, D'Annunzio combatterà certo in maniera profondamente diversa dai fanti, e quindi la sua guerra non è la guerra anonima di massa e di macchine, però combatte per davvero, si espone per davvero in cielo con gli aeroplanini dell'epoca e per mare con i MAS. Ecco, per ottenere questo, però, all'inizio delle prime settimane deve darsi molto da fare, pretenderlo, far capire che lui non è come tanti altri volontari per finta, è pieno di volontari per finta, onorevoli, amministratori locali e così via, che vanno a prendersi un nastrino, ma sono ben contenti di non essere mandati al fuoco. D'Annunzio vuole andare al fuoco, alle sue condizioni, alla sua maniera, iperindividualista, eroica, non massificata, ma vuole andare al fuoco. Quindi c'è una sua famosa lettera, niente meno che al Presidente del Consiglio, caro amico, avete capito male, io voglio rischiare, sono qui per questo. Tutta la mia vita, 50 anni di vita in attesa del rischio di morte che valorizza la vita. E qui non c'entrano le formiche, c'entra però anche qui la grande occasione. Ognuno la declina alla sua maniera, ma le in un'altra maniera ancora. Piero Jaillet, anche per lui è una grande occasione, certo non è un futurista, non è né futurista né d'Annunziano. Jaillet è un trentenne, in genere i vocianti sono così, vengono richiamati, non so, Mileva, hanno fatto la Mileva 10 anni prima, sono richiamati, con buone probabilità non verranno mandati in prima linea, questo gli può piacere o dispiacere, dipende dai singoli. Con me e con gli alpini, che è il libro di Jaillet, scritto nel 16, pubblicato subito dopo la guerra, ci mostra il tenente Jaillet che si limita a fare istruzione degli alpini dalle parti di Belluno, non è in trincea e non combatte. Ci siamo chiesti a lungo, in diversi studiosi, se alla fin fine Jaillet sia andato a combattere per davvero oppure no, alla fin fine, fatti suoi. Il libro e poi il giornale Lastico, che è quello animato da lui nell'ultimo anno di guerra, corrispondono comunque a un'altra grande occasione, l'incontro con il popolo. Questo è la grande occasione di Jaillet, è l'incontro con il popolo. E per quanti piccolo borghesi, non necessariamente scrittori e redattori della Voce, semplici studenti o neolaureati, la grande guerra ha significato questo: uscire dalla propria casa e famiglia, piccolo o medio borghese, e incontrare il popolo contadino, che non avrebbero forse mai incontrato, a meno che non fossero fossi denti, non lo incontrassero in campagna, ma con un rapporto di classe evidentemente diverso. Non è che ci sia l'uguaglianza nell'esercito. Certo, la divisa c'erano tutti, ma i gradi differenziano, c'è chi comanda, c'è chi ubbidisce. Certo che comunque c'è una vicinanza sociale che non ci sarebbe mai stata. E qualcheduno tra gli studiosi della guerra, già durante la guerra, ma Prezzolini, che si un libro importante che si chiama Tutta la guerra, sul popolo italiano, ecco, leggono
le ragioni della guerra fondamentalmente in questo, molto più che nella liberazione di Trento d'Este, nella quarta guerra indipendenza o anche nella occupazione di Bolzano, no? La grande occasione dell'incontro tra le classi sociali, che secondo Prezzolini e gli altri sarà anche la grande occasione della riconferma del primato sociale della borghesia, intendiamoci bene, sono mica socialisti. Non aspirano certo al rovesciamento del rapporto di classe, però ad una alla dimostrazione della capacità di comando della classe di cui fanno parte, quello sì. Per esempio Giuseppe Lombardo Ladice, che era socialista fino alle soglie della guerra, socialista riformista, ma diventa interventista come Isolati, come tanti altri, non solo tra i riformisti, anche la sinistra, pensate a Mussolini. Ma allora dice di mestiere, la sua professione è il pedagogista, sarà il locotenente gentile della riforma della scuola. Nel primo dopoguerra scrive, anima, dirige la rivista L'Educazione Nazionale. E Lombardo Ladice era stato con Salvemini, in parte anche con Volpe, in parte con Prezzolini, l'animatore del servizio P, P come propaganda, ma anche come psicologia. Sono gli apparati complessivi della propaganda dopo Caporetto e fino a Vittorio Veltro. L'educazione nazionale, e allora è proprio Lombardo Ladice che si inventa questa formula, che quell'anno lì, l'ultimo anno di guerra, sarebbe stato l'anno della buona scuola della nuova borghesia italiana. Lì la borghesia sul posto, nell'ultimo anno di guerra, creando le condizioni della vittoria, non militari, ma psicologiche, politiche in senso lato, sul piano del morale, lì la borghesia avrebbe fatto verificare, messo agli atti, la propria capacità di dirigere la società italiana. Quella che all'inizio della vita della rivista, La Voce, verso nel primo decennio del secolo, in piena età giolittiana, poteva essere messa in discussione. Prezzolini e gli altri invitano il grande scienziato sociale Vilfredo Pareto a scrivere, a contribuire con articoli o con interviste alle loro riviste, e parlano di miti, i miti, i grandi miti collettivi. E i vociani inclinano a mettere in dubbio la validità di miti come la classe, la lotta di classe, la rivoluzione. Pareto li prende in giro dicendo: ma cosa state lì a sottilizzare filologicamente a dire che le classi non esistono? Le classi esistono perché milioni di proletari pensano che esistano. Voi borghesi, se volete continuare a comandare, costruitevi dei contromiti all'altezza dei miti proletari. Lo faranno e sarà la guerra. Alla quindi applauso se me lo sono meritato alla fine. Ma che no? Anch'io sono spiazzatissima, perché la domanda grossa che le volevo fare è perfettamente in linea con quello che sta dicendo adesso, perché leggendo Passati remoti avevo trovato un passaggio proprio molto molto interessante, anche perché fa piazza pulita di un vecchio metodo storico, insomma, e quando lei dice: tante scelte non si fanno per motivazioni primariamente politiche, ma perché magari si è sentito addio mia bella addio. Penso sempre di più che alla fin fine le musiche, l'irrazionale, le emozioni, i trascinamenti delle situazioni, i nuovi precari in cui io si trova coinvolto, finiscano per essere non meno rilevanti delle motivazioni politiche. Per molti, non per tutti, certo. Ecco, quindi lei di questo argomento ne ha già parlato abbastanza, però insomma mi sembra che veramente sconvolga completamente un modo di fare storia, che poi in effetti è quello che lei ha fatto fin dal 70, quando ha pubblicato Il mito della grande guerra, perché lei è stato il primo insomma, a utilizzare la letteratura e quindi quello che non è propriamente razionale e positivistico per fare storia. Grazie.
Sì, qualche cosa ho già detto in materia, ma sono contento, mi ho fatto la domanda che si può sviluppare un tema che mi sta a cuore. Come prima accennavo, all'altezza della mia tesi di laurea, che è poi il cantiere da cui esce la trilogia della guerra tra 67 e 77, io cercavo la cittadinanza e la identificavo nell'autocoscienza politica, e se non la trovavo lo consideravo un ritardo politico-culturale del paese e del popolo. E mi angustiavo, per esempio, di questa pochezza del Parlamento che viene riunito il 20 maggio a decidere. Che cosa decide il 20 maggio del 1915? Allora questo, ancora se ne può discutere, può anche essere caricato sulla modestia dal punto di vista della democrazia parlamentare del nostro liberalismo, che fra l'altro in quel momento si esprime attraverso il governo della destra del partito e non della sinistra del partito. Vuole il caso che il governicchio Salandra venga lievitato nei suoi compiti dal fatto che arrivi la guerra europea, e quindi il governicchio diventa per forza un governo importante. Ma certo che, insomma, per me allora la cittadinanza era la consapevolezza politica. E allora tante cose non si potevano spiegare, se non come sopraffazione. Non so se ho fatto l'autocritica, ma diciamo che mi sono andato rivolgendo verso una visione più complessiva e problematica della cittadinanza. Un assaggio c'è, per esempio, in un capitolo, quello dedicato appunto alle musiche, del volume Mondadori dell'89, che si chiama Le guerre degli italiani. E anche lì è addio mio bel addio, la chiara. Ma se voi sentite addio mio bel addio, non mi viene voglia di partire per la guerra. Sì, è così, è così, è così. L'obiezione di coscienza non è riuscita a dare origine a una musica talmente affascinante. Puoi modificare le parole, giocarci su, il rapporto con la ragazza in effetti è abbastanza equivoco. Le signore e signorine presenti, che immagino particolarmente interessate alla cosa, vedranno che comunque ne tratto in quel capitolo delle guerre italiane problematicamente quanto è giusto. Però alla fine non sono tanto le parole, è la musica, sono le musiche che decidono. L'inno, ecco, in quel capitolo si parla molto anche di quello che per generazioni è stato per antonomasia, per eccellenza, senza bisogno di dare il titolo, l'inno. L'inno di Garibaldi. Ora, se tu vai a vedere le parole, si scoprono le tombe, si levano i martiri nostri, sono tutti. Oggi apparirebbe difficilmente difendibile, ma la metà dell'Ottocento sono i sepolcri di Foscolo divulgati per l'Università Popolare dei Patrioti e dei Volontari, sostanzialmente quello è. I morti che animano i vivi, sì, i sepolcri. Ma il risorgimento cos'è se non questo? Il risorgimento. Siamo vivi, possiamo esserlo ancora di più, perché? Ma perché abbiamo in banca, sta lì, un grande credito storico e metastorico, che corrisponde al nostro grandioso passato, di cui possiamo essere gloriosi e al tempo stesso umiliati proprio, e se proprio perché non siamo all'altezza di quel passato. Il sorgimento è così che avviene, no? Ecco, allora, non sono particolarmente le musiche che animano il 14-15 e l'entrata in guerra, anche i silenzi di Salandra e Sonnino. Nell'aprile del 15 il Presidente del Consiglio scrive una lettera al suo Ministro degli Esteri Sonnino e dice: scusa, sai Sonnino, Salandra aveva una paura fottuta di Sonnino, che era un caratterino piuttosto notevole, testardo, un mulo,
non si accusava di non essere un vero italiano, era mezzo inglese in effetti, anglicano, ebreo, tutto le aveva, un muro. Ma in Saranno, che è lui il presidente del Consiglio, nell'aprile, pensate, nell'aprile, quindi si iscrive e dice, cosa sai, non credi che sarebbe il caso di dire qualcosa ai ministri di quello che stiamo decidendo? Il 20 maggio si unisce la Camera, nell'aprile, vuol dire evidentemente che il liberalismo italiano, ma forse il liberalismo in genere, non era poi così democratico, ma vuol dire anche altre cose, che i silenzi contano anche quelli. Il silenzio è la diplomazia segreta, no? Il silenzio è la diplomazia segreta. E se la diplomazia non resta segreta in qualche modo, diventa il dominio pubblico, sapete quello che succede ai primi d'agosto del 1917, quando il Papa si inventa quella frase efficacissima, certo, ma che doveva restare segreta, l'inutile strage. Cosa direbbero oggi la maggior parte dei commentatori del centenario se Papa Benedetto, quello di allora, non avesse inventato quella frase? Non saprebbero cosa dire. Davvero, la maggior parte oggi vedo che legge quello che è avvenuto nel 1518 tutto attraverso quella frase lì, come se quella fosse la parola d'ordine dei cattolici italiani, e non facciamo 1000 cappellani militari che poi diventano 2000 per passare dal clerico intransigentismo al clerico moderatismo. Il Papa, nella sua extraterritorialità garantita per davvero dall'Italia liberale, che non sono piccole cose, in questa nota che dovrebbe stare segreta, ha questa frase qui. Sembra fatto apposta per vellicare le nostre presunzioni pacifiste di oggi, come se davvero tutti allora i cattolici, come un solo uomo, avessero onorato il quinto comandamento, il non uccidere. Hanno cercato di evitare la guerra contro l'Austria, se possibile, che nel cuore stava, certo, e contro Cecoveppe, che a cui volevano bene da generazioni, che c'era ancora prima della metà della guerra. Cioè, se Francesco Giuseppe c'è sempre stato, dal 1948 fino alla metà della guerra. E quindi ovviamente questo facilita l'inveramento dell'ordine, delle istituzioni, della tradizione in quel paese lì, in quel momento. Solo che non è soltanto l'Italia che dal 48 anche da prima, o l'Ungheria per un po', vuole fare il risorgimento nazionale. Dentro al 14-18 si svegliano anche gli altri slavi con questo bel finale, per cui da una parte perdono come sudditi dell'impero, dall'altra vincono come cittadini dei paesi che si ricostituiscono in proprio. Qualcuno si arrabbia davanti a questa situazione, ma sono modelli di Stato differenti. L'impero plurinazionale si sfalda lungo linee, grosso modo, etnico-nazionali, e nascono stati nazionali nuovi oppure per via di aggregazione rispetto allo Stato di riferimento, come Trento-Trieste. Non però non mi ricordo più, mi sono messo a parlare in questo. Anzi, sì. Le musiche, per dire che insomma ci sono le musiche, ci sono le parole in piazza, ci sono i gesti e le geste, e le gesta, e ci sono anche i silenzi dei decisori, perché i decisori poi sono tre alla fin fine, cioè da Sondino e Re. Questi sono i massimi decisori, gli statisti sono loro. Possiamo dire che siano soltanto loro, che sia stata soltanto una guerra di subordinazione disciplinata alla volontà di tre al vertice che addirittura sono permessi di tenere il segreto con i ministri? È vero, e nello stesso tempo dimentica che la piazza interventista c'è davvero. Il Corriere della Sera, che è il vero partito liberale, c'è davvero. Il vero partito liberale è il Corriere di Albertini, co-proprietario e grande direttore del Corriere. Quello è il luogo della discussione, della decisione, del sostegno dentro il 15-18 alla scelta della guerra. Il Corriere del Partito. Voi sapete che i partiti politici allora non hanno nulla a che fare con i partiti politici successivi. Non c'è un luogo di organizzazione e di decisione del partito politico liberale. Ci sono i leader, attorno ai leader, delle influenze, delle clientele. Giolitti è il capo di tutti, Sondino è il capo della destra, Sarandra è il suo vice, Albertini, che è anche senatore tra le altre cose, ma qualche dono dei suoi uomini più importanti, dice: ma
sei tu il vero ministro degli esteri. Questo lo dice in particolare tra il 17 e il 18, quando, pur rimanendo ministro degli esteri di Sonnino ancora nel terzo governo di guerra, la linea di politica estera diventa quella anche di Albertini, che noi potremmo riferire a Gaetano Salvemini, soltanto quella slavofila e non slavofoba. Mentre Sonnino è più vicino ai nazionalisti, che sono notoriamente slavofobi, perché il problema è di chi sarà l'Adriatico. Non è che mandiamo via l'Austria e ci chiamiamo in casa gli slavi. Questo pensano in molti, e Sonnino non è che la pensi molto diversamente. Invece Albertini, Oietti, che è uno dei suoi uomini al Corriere, Salvemini, Bissolati, pensano che l'Italia possa, come ha fatto anche 50 anni prima, porsi alla testa dei risorgimenti nazionali. Sarà la nazione guida, ma in chiave mazziniana, Mazzini, in chiave mazziniana, in chiave di nazione, non di nazionalismo. Ma è proprio qui che Bissolati si guadagnerà il famoso no, no, no di Mussolini e di Marinetti, che glielo gridano nel gennaio del 19 dal palco, in un vecchio palco della Scala. Mentre Bissolati sta facendo il suo discorso rinunciatario all'occhio degli espansionisti, come Mussolini sta diventando. Lei parla appunto della classe dirigente liberale. Secondo lei trova un provincialismo in questa classe dirigente? Perché in effetti, leggendo il patto di Londra implica delle cose che vanno molto oltre il quadro adriatico mediterraneo, perché addirittura prevede un impegno italiano nei riguardi di come verrà riplasmato l'impero ottomano, ad esempio, all'articolo 12. C'è forse una mancanza persino di interesse nei confronti, diciamo, di una realtà più ampia, che è quella di una guerra poi che compia l'unificazione nazionale. E comunque c'è un fatto, diciamo, che la piazza del maggio del 15 prepara quella dell'ottobre del 22. Sono almeno due grandi questioni. Falandra, il suo primo ministro degli esteri, che è il marchese di San Giuliano fino all'autunno del 14, che poi muore e viene sostituito da Sonnino, che sarà poi l'elemento di continuità nei tre governi di guerra. Ebbene, tutti e tre sono trenticisti. Sono convinti, più Salandra di Sonnino almeno all'inizio, che l'Austria abbia violato la lettera e lo spirito dell'accordo, creando le condizioni dell'attacco dell'Austria alla Serbia senza dirlo all'Italia, senza prevedere dei compensi, parola chiave dell'epoca, i compensi territoriali, abbastanza spoetizzante rispetto alle idealità irredentiste. A Salandra e Sonnino non sono irredentisti, sono trepecisti. Altri sono irredentisti, non voglio mica svenire il peso e la verità per altri dell'ideologia trento-trentinista. Ma i tre decisori faticano a districarsi da questa trentennale alleanza, che corrisponde anche alla loro visione di liberal conservatori, che è la visione dell'ordine. Non per niente l'Italia entrerà in guerra con la Germania solo nella primavera del 1916, a fatica, perché l'intesa insiste. Basta leggere le pagine sulla guerra di Benedetto Croce per vedere come
lui abbia ancora il coraggio di dire quello che in molti pensavano fino al giorno prima, cioè la straordinaria ammirazione per la Germania da ogni punto di vista, dalla filosofia alla chimica, alla filologia, al militare, ma anche i socialisti. Gli italiani in fondo imitavano i socialisti tedeschi e austriaci. Non li imitano di fronte alla guerra. In fondo lo svincolamento, no? Il diventare grandi, diventare autonomi, cioè italiani, si ha anche in questo, che non diventano per la guerra come avviene invece in quasi tutti gli altri paesi europei. Allora è la geopolitica che orienta le scelte della classe dirigente, della ristrettissima classe dirigente notabilare, che è in quel momento, che si trova in quel momento al governo con la sua componente minoritaria, sapendo che la maggioranza rimane tale nelle Camere e che Giolitti è il referente politico esterno, non istituzionale ma fattuale, della maggioranza parlamentare. Giolitti non è ministro, Giolitti non è al governo ed è neutralista. È questo che scatena le polemiche furibonde del maggio radioso, come lo definisce D'Annunzio. Perché è chiaro che tutta una serie di relazioni politiche interne e internazionali fanno ancora capo a chi è stato Presidente del Consiglio per oltre un decennio e ha orientato l'età giolittiana. Quindi von Bulow, l'ex cancelliere, che tra l'altro ha sposato un'italiana, le relazioni erano anche d'ordine familiare, personale, non soltanto politico e diplomatico. È chiaro che von Bulow, che non è in quel momento più cancelliere, ma rimane in scala quello che rimane Giolitti, quando viene in Italia e ci si ferma a lungo in quei mesi della decisione, gli venga naturale fare capo ai giolittiani per cercare di rovesciare gli equilibri interni. Allora si grida al tradimento, non solo da parte di D'Annunzio, da parte di molti. C'era tradimento o non c'era tradimento? Giolitti scriverà nei suoi memori di aver saputo che c'era il patto di Londra e grosso modo cosa c'era scritto solo a maggio. Quando Salanda si dimette, perché il governo Salanda si dimette, ci sono alcuni giorni di governo Salanda dimissionario in cui il re, siamo a maggio, in cui il re fa delle consultazioni e non trova un altro uomo politico disponibile a fare un altro governo, e anche Giolitti se la sente, pur avendo saputo dalle famose centinaia di biglietti da visita che hanno fatto arrivare alla sua abitazione che la maggioranza delle Camere sta ancora dalla sua parte. Siccome le Camere erano chiuse, gli fanno avere questi biglietti da visita, è un segnale, un gesto anche questo, se volete, un gesto cartaceo, non militare, eroico, ad annunzio, ma un gesto che si dice anche la pochezza dell'istituzione parlamentare, quanto poco ci sia entrato, intendiamoci, non è che i parlamenti di altri paesi siano stati tanto più brillanti. Voi capite che se la diplomazia era segreta, e lo era, di cosa discutevano veramente i parlamentari se i negoziati intanto proseguivano segretamente? E d'altra parte, se si fanno abbastanza segretamente anche ai nostri tempi negoziati di carattere privato e affaristico, potevano essere assolutamente pubblici, si poteva far sapere tutto alla stampa, all'opinione pubblica, quando c'era di mezzo il destino di un paese, il sacro egoismo, come dice Salandra, che d'annunzianeggia per una volta, chiamando così quello che sta facendo il sacro egoismo, non l'avesse mai fatto. D'Annunzio era più bravo, naturalmente, a manovrare le parole. Perché è chiaro che tutti i paesi fanno del sacro egoismo in quel momento, ma non lo vanno a dire. Così come altri paesi fanno caporetto, ma non lo vanno a dire, e il generale in capo non accusa i soldati di aver fatto caporetto. Per cui ancora adesso nella storiografia francese e inglese sembra che la guerra italiana sia finita a caporetto e non a Vittorio Veneto. E se è finita a Vittorio Veneto è perché sono arrivati gli inglesi e i francesi.
non è vero. Ma a chi interessano i fatti storici realmente avvenuti? La storiografia è la prosecuzione della politica con altro mezzo. Come quando oggi lodiamo la pace, anche questo, o magari appunto la prosecuzione della morale o della filosofia della storia con altro mezzo. Chissà se vi ho risposto. Tutte e due sinteticamente, cioè lui ci siamo chiesti anche sentendoci lui, cioè, se in Italia ogni svolta rivoluzionaria poi si è fermata per l'incapacità di rispondere al Vaticano, non voglio essere drastica, però insomma in qualche modo abbiamo visto sia grazie. L'altra domanda è questa. Nel libro di Enrico Corradini, Parte lontana, c'è questa convergenza tra il nazionalista e il sindacalista, poi si uniscono, no? Quanti sono motivi di convergenza tra questa destra e questa sinistra? Alla fine finiscono con i ballini tutti e due, si scambiano anche notizie, eccetera. Ecco, questa è un po' l'osservazione che volevo fare. Tutto sommato le sento abbastanza legate, questa non capacità di ribellarsi al Vaticano, più che di ribellarsi, era un periodo quello in cui tutto sommato, abbiamo visto adesso c'è il discorso di Giordano Bruno, anche lei ne parla, l'Italia, sembrava che fosse, ci fosse una separazione tra la Chiesa, c'è uno Stato forse più laico, poi in realtà non sembra così. E lei dice in una frase nel suo libro, lo cito quasi a memoria per quanto mi è piaciuta, in realtà il non si sa quello che succede al momento di morire, tante gente si converte, eccetera, però sicuramente ogni volta che c'è un movimento nuovo, la Chiesa è presente, esce fuori, in maniera che appunto tu pensi non ci pensi, no? Un momento nuovo, la Chiesa non c'è, invece è presente. Anche qui sono due questioni importanti. Ricordo il senso di scoperta quando ho ritrovato quei due romanzi dimenticatissimi di Enrico Corradini, La patria lontana, La guerra lontana. E anche, come mi apparve rivelatore, quell'incontro tra gli opposti estremismi. Il nazionalista e il sindacalista rivoluzionario che si ritrovano nel nome della patria e della guerra che la potrà affermare. Potremmo dire che intorno al 1910 Corradini avesse già capito tutto quello che noi, quello che ci viene spiegato continuamente oggi, che i mutamenti costituzionali si fanno col nemico. Non è questo. Corradini intendeva trasformare la società italiana. Vi ricordo che non c'è ancora un partito nazionalista, nasce l'associazione nazionalista nel 10, quindi insieme a questi due romanzi. Subito dopo il periodico L'Idea Nazionale, che diventa, alle soglie della guerra, quotidiano, L'Idea Nazionale. Ma ancora non c'è un partito. E comunque sono, se non 4 gatti, 8, 12 gatti, pochi ma importanti. Il Fratello Rocco a questo punto è un nome ancora più risonante per tutti, quello del futuro codice fascista, Rocco, no? Quindi il ritorno alla patria, il ritorno alla nazione degli internazionalisti è ciò che viene caldeggiato 4 anni prima che esso avvenga. I sindacalisti rivoluzionari, in effetti, sono interventisti. Filippo Corridoni sarà uno dei più famosi caduti nella trincea delle Frasche. Operaio gasista di Milano, celebre oratore di estrema sinistra, che è per un certo tipo di interventismo, che secondo lui è un interventismo rivoluzionario e di sinistra, così come il direttore dell'Avanti e poi del Popolo d'Italia, Benito Mussolini, non si arruola nell'interventismo democratico al principio e meno ancora nell'interventismo nazionalista, ma un interventismo che si dichiara più avanzato, più estremo, più di sinistra. E infatti nella testata del suo nuovo quotidiano, fino alla metà della guerra, c'è scritto Quotidiano Socialista. Pretende cioè di poter
coniugare il socialismo con la patria e con la guerra. Anche Cesare Battisti, deputato socialista di Trento al Parlamento di Vienna, per 10 anni ha lavorato nella prospettiva del accrescimento delle autonomie all'interno dell'impero. A questo punto è arrivata la guerra europea e pensa che sia la grande occasione, ora o mai, l'ora di Trento, sono due parole d'ordine. E Battisti è un geografo, parla quindi con l'autorità di chi può ragionare in termini tecnici, scientifici, non è minimamente un D'Annunzio come tipo di oratoria, cerca di non lasciarsi trascinare dall'emozione, ma l'emozione è in lui, la convinzione profonda è in lui. Fa, non parla, anche lui, anche D'Annunzio fa e non parla. Battisti farà ancora di più. La Chiesa. Un cittadino italiano non può non avere continuamente a che fare con la Chiesa nel vivere e, se vive riflettendo sulla sua condizione di cittadinanza, nel vivere come duplice e quindi perennemente irrisolta la propria cittadinanza. Noi abbiamo una cittadinanza doppia e averla doppia vuol dire averla dimezzata. Nessun altro paese ha nella propria capitale quella che è la capitale di una grande religione ecumenica e sovranazionale, come appunto la Chiesa Cattolica. È una condizione che può essere vissuta come gloriosa da qualcheduno, ma è difficile anche per il vero credente agire da cattolico adulto, per utilizzare una formula di Prodi, che è un cattolico adulto. C'è qualche cattolico adulto, c'è anche qualche cattolica adulta. Quando si viene però alle solite questioni dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, lì di solito casca l'asino anche dei cattolici e delle cattoliche adulte. E la scuola, insomma, le eterne questioni che c'erano già in età giolittiana e all'altezza della guerra. D'altronde le prime elezioni politiche a suffragio universale maschile si legano al nome di Gentiloni, altro, ma sempre un Gentiloni c'è. Era il primo potenziale di parte cattolica. Quei candidati liberali che non si sentivano sicuri dei voti laici, dei voti liberali, bussavano alle sacrestie. Il patto Gentiloni è semplicemente la cornice generale di qualche cosa che poi è stato discusso dai singoli sostanzialmente, sono dei negoziati e trattative in loco, ma il succo è sempre lo stesso, tu non aderirai ai progetti tesi a istituire il divorzio da noi, eccetera, eccetera, eccetera. La reistituzione e la moltiplicazione dei capitani militari è un grande gesto politico compiuto da quel cattolico liberale che è il generale Cadorna. La cosa si può vedere anche in positivo, non solo in negativo, se pensate che Luigi Cadorna è il figlio di Raffaele Cadorna. Raffaele Cadorna aveva cappeggiato l'entrata delle truppe italiane a Roma il 20 settembre 1870. Vuol dire che esistono dei personaggi capaci di sostenere questa difficile duplicità. È una famiglia cattolica, ma anche una famiglia di nobiltà piemontese attaccata alla tradizione statuale piemontese, sarda e poi anche italiana. Cadorna sono tre, perché ci sarà anche un Cadorna nella resistenza militare. Raffaele II, il figlio di Luigi, c'è un bel carteggio di Luigi Cadorna con il suo figlio che allora è tenente di carriera e soprattutto con le sue donne, ci sono 5 donne Cadorna. Il generale non ha scritto un diario, ma scriveva quasi ogni giorno lettere alle sue donne. Ha 3 figlie femmine,
due sono suore e una è terziaria. Questa terziaria è lei, è Carla, la più intellettuale, scrive anche libri, che gli consiglia come cappellano per il comando supremo padre Semeria. Semeria arriva giusto giusto dall'esilio, perché è sospetto di modernismo. Quindi attenti, mille cappellani militari che poi diventano 2000, state facendo, ma alcuni rabbini e alcuni pastori protestanti. Si è detto a lode del liberalismo, del pluralismo, non se la sentono di basarsi su una cittadinanza laica, hanno bisogno, come unici intellettuali messi al fronte dei preti, ma vanno bene anche i pastori, i rabbini, tant'è vero nel teatrino cattolico io ho trovato dei futuri deputati popolari, anzi dei deputati popolari che sono in quel momento anche autori di opere delle filodrammatiche, che si lamentano di questa strana decisione del generale, pur cattolico, dei nostri, che ha messo anche dei pastori, dei rabbini, che cosa c'entrano in un paese cattolico come il nostro. Però scegliersi Semeria, che è un mezzo modernista, non era scontato. A fare il peso o a fare il contrappeso c'è padre Gemelli, che bazzica per il comando supremo quanto Semeria. Lui è il teorico del Medioevo, più grande momento della storia dell'umanità, per cui la parola d'ordine è medievalismo, tornare al Medioevo. E fino all'aprile del 15 lui dichiara la sua grande ammirazione per la Germania, su Vita e Pensiero, la rivista appena nata, che sarà poi la rivista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che Gemelli fonderà tra qualche anno. Quindi fare storia d'Italia significa fare storia della Chiesa. La lettura così diffusa oggi, che inalbera l'inutile strage di Papa Benedetto come se fosse stata davvero la parola d'ordine di tutti, è scorretta, anche se può essere così simpatica dal punto di vista civile, ma è scorretta perché le cose non sono andate così. Allora uno potrebbe tirare fuori in Civiltà Cattolica la rivista ai Gesuiti, importante allora e oggi, e trova tutti gli apocalittici che vuoi, sì. Quello che dicono però è al succo. Mondo moderno, te la sei voluta, e la guerra è la punizione. A questo punto l'inutile strage non è neanche tanto inutile, è didatticamente utile, insomma, mettervi d'accordo. E infatti quando l'inutile strage, prima non ve l'ho detto ma volevo dirlo, quando questa espressione che avrebbe dovuto restare segreta in qualche modo non lo è più, parte felice il settimanale diocesano di Udine. Udine non è periferia, è la capitale militare della guerra italiana, è la sede di Cadorna, con un editoriale, un articolo di fondo dal titolo, niente meno, La parola alle trincee. Come se il Papa avesse inteso propagandare e promuovere una sorta di rivoluzione cristiana che doveva partire dalla ribellione in trincea. Che cosa succede a questo punto? Che fanno a gara lo Stato, l'apparato politico, l'apparato militare, lo Stato e la Chiesa e il Vaticano, a chi chiude prima il giornale cattolico di Udine e a chi mette sotto processo prima il prete autore e il prete direttore. Finiranno sotto processo, naturalmente, per non creare un caso politico ingestibile, gli danno il minimo della pena, 4-5 anni, in realtà non le fanno scontare, le mandano al confino, tanti saluti. Ma insomma, non era facile, non solo in sede storiografica, in sede di racconto di sé, ma ovviamente a maggior ragione non era facile gestire la realtà di un paese cattolico dalle radici risorgimentali così dubbie e contestate, non era facile. E quindi fare storia della guerra è anche fare storia della Chiesa. Pensate,
il famoso Don Minzoni, lo ricordate, il matriotti cattolico? Beh, è un cappellano che al momento di Caporetto ha le strette, anche lui come fa di Isolati, il ministro prende il fucile e fa anche qualche prigioniero. E quindi riceveranno un'onorificenza. Poi, siccome però si iscrive al Partito Popolare, Don Sturzo al 19, e rimane fedele alla linea del Partito Popolare, o meglio, della parte del Partito Popolare che si rifà a Don Sturzo e non ai filofascisti, viene ammazzato dagli squadristi di Balbo. Allora, c'è Don Minzoni che poteva rappresentare una linea popolare della Chiesa Cattolica, e c'è il padre Reginaldo Giuliani, il cappellano delle Fiamme Nere, degli Arditi. Chi è più diffuso? Beh, chi ha nascosto di più Don Minzoni? Forse è stata proprio la Chiesa, che aveva deciso di scommettere sul laicissimo e anticlericale Mussolini, che la Provvidenza aveva deciso di mandare a dirigere le sorti del paese. Io posso fare tantissime domande, grazie sul tempo che hai visto, e noi abbiamo, siamo forse un'ultimissima domanda, c'è qualcuno che vuole fare un'ultimissima domanda per se no faccio il racconto di una cosa. Io mi chiedo questa. Ha molto colpito il titolo di, questo, di uno dei suoi libri. Prendo di sicuro che diciamo, direi che in tutto sommato può scendere qui verso 5 minuti veloci. Tragedia necessaria, questo mettere insieme queste due parole così. Questo mio libro si chiama Tragedia necessaria. Quando mi sono reso conto che era passato troppo tempo dalla uscita del libro del 67, I vinti di Caporetto, per poterlo ristampare, e però verificando la lettura che i materiali di quell'antologia erano interessanti, mi sono inventato un nuovo libro in cui quei materiali si venivano a ragionare di Caporetto, mentre altri materiali potevano, nuovi, rinvenuti ex novo, potevano servire per ragionare dell'8 settembre del 43. Con questa sorveglianza, non mi sono inventato io, naturalmente, perché l'8 settembre è stato vissuto come una specie di nuovo Caporetto. Ecco. E Caporetto è finita in Vittorio Veneto attraverso un anno difficoltoso anche nei modi a cui prima alludevo. Non c'è qualche cosa di simile a una Vittorio Veneto nel 45, naturalmente la guerra è perduta rimane. Però c'è questo recupero parziale che consiste nella resistenza antifascista. Cioè consiste nel fatto che una parte della popolazione abbia deciso di non restare in attesa di essere occupata dagli anglo-americani accontentandosi di ribattezzare l'occupazione come liberazione, ma ha deciso di dimostrare la propria voglia e volontà politica di farlo essere appunto una liberazione aiutandola. E questo in parte è avvenuto attraverso un piccolo esercito, quindi una componente militare della resistenza, e in parte maggiore, soprattutto al centro-nord, con qualche episodio anche nel mezzogiorno d'Italia, che però è stato raggiunto prima dagli anglo-americani, per cui non ha avuto bisogno, stavo per dire purtroppo, ma non si può dirlo, della resistenza, e quindi tra il 43 e il 45 c'è stata questa cosa che bisogna tenersi ben stretta, mentre negli ultimi anni e viceversa c'è stato un rilancio della zona grigia in chiave di storia sociale che non vuol più saperne della politica, e in parte anche questa è una responsabilità della storia delle donne, mi spiace chiudere così, ma è così. La storia delle donne, insegnando le virtù delle casalinghe e le difficoltà di mettere qualche cosa per nutrire i figli nella pentola a pranzo e possibilmente anche a cena,
ha valorizzato appunto il tenere insieme la società per via familiare prescindendo dalla politica. Solo che qui allora si va a finire nel solito familismo amorale che Wolfsburg ci rimprovera sempre nei suoi libri. Non ha torto. Comunque il tempo è le conviene andare con la macchina perché a piedi ci mette 20 minuti. Se lei vuole che le do un passaggio, c'è la macchina. Se lei non si sconfigge con il taxi, non porta a casa. Ma se non si passa, non si passa. Se qualcuno ha la macchina, non si fa. Io ce l'ho. No, perché sta di passaggio. Thank you.